La pandemia in questo momento, come un po' tutti ci siamo accorti, dalle comunicazioni giornaliere continuano a salire ed è una risalita che ormai si conferma per la quarta settimana consecutiva, che riguarda i nuovi casi settimanali, che ovviamente si riflettono sugli attualmente positivi, che ieri hanno superato i 540.000, e soprattutto si riflettono su quelle che sono le terapie intensive e i pazienti ospedalizzati, che rispettivamente sono saliti praticamente nel giro di 2 o 3 settimane, da 2.043 posti in terapia intensiva siamo arrivati a 3.317, mentre i pazienti ospedalizzati in area medica sono passati da 17.007 a oltre 26.005. Quindi siamo in una fase di risalita espansiva della pandemia, verosimilmente favorita dall'avvento delle varianti, con tutte le curve in risalita e con gli effetti ovviamente delle misure restrittive che ancora non si vedono perché saranno come al solito visibili dopo almeno 2 settimane, se non 3, dalla loro introduzione, quindi intorno alla fine del mese. Quindi questo è il dato relativo a quella che è un po' la situazione della pandemia. Sulla questione vaccini, come sappiamo, il vero grosso problema è il ritardo nella consegna delle dosi. Il 31 marzo di fatto è dietro l'angolo e, come sappiamo, gli adempimenti contrattuali sono riferiti a quella data, ma noi di fatto delle dosi previste per il primo trimestre, che sono poco più di 15 milioni, quasi 16, ne hanno consegnate poco più del 50%. Rimane difficile immaginare come in 2 settimane possono arrivare più di 7 milioni di dosi. A questo si è aggiunto un po' il caos AstraZeneca, che ovviamente Ecco. determinerà inevitabilmente dei rallentamenti su Ecco. quella che è la gestione della campagna vaccinale. Lo stop ad AstraZeneca, che comunque, per quello che si dice in queste ore, dovrebbe comunque poi riprendere con la distribuzione delle vaccinazioni, è stato calcolato in quantità di ritardo, mettiamola così? Ma guardi, io ho sentito, diciamo, delle stime che parlano di circa 2 settimane per riprendere il ritmo, ma a me, al di là dei problemi organizzativi, quello che preoccupa di più è l'impatto su quella che è la diffidenza, se non Certo. addirittura il rifiuto, sulla popolazione, sia in termini generali sulla vaccinazione, sia in particolare per il vaccino AstraZeneca. Purtroppo, come sappiamo, la campagna comunicativa istituzionale è stata molto disordinata e frammentaria, non solo quella nazionale ma anche quella europea. E credo che a questi eventi in una campagna vaccinale di massa bisogna arrivare preparati, perché è evidente che possono verificarsi effetti avversi con relazioni temporali che poi possono essere o non essere confermati dalle autorità regolatorie. Cioè, se esiste un sistema di vaccino vigilanza europea a cui tutti gli stati fanno riferimento, credo che sia giusto utilizzarlo, perché altrimenti quelle che sono delle reazioni emotive rischiano di creare dei danni irreparabili a livello di percezione della sicurezza della campagna vaccinale della popolazione. Di quello.